Parlare di beni culturali sembrerebbe quasi inutile dal momento che tutti ne parliamo come se si trattasse di una cosa, giustamente, di una cosa che tutti quanti conosciamo bene nella stessa maniera. Però poi accade talvolta che si litighi su che cosa è bene culturale. Succede nelle città, succede a Firenze. Adesso sta succedendo con il Teatro Franchi, demolirlo, conservarlo. È un bene culturale, non è un bene culturale? Immagino che qualcosa del genere sia capitato anche ad Aosta, insomma, nei dintorni. E questo sta a significare che la nozione di bene culturale non è un qualcosa di perfettamente condiviso e condivisibile da tutti. E questo attiene al fatto che la nozione di bene culturale è una nozione relativamente recente e della quale cercherò in breve di parlare per capire il contesto all'interno del quale ci troviamo. E per parlare soprattutto alla parte degli studenti, cercherò di farlo con un esempio che tutti possono conoscere, hanno in mente. Parlo del Colosseo, sul quale Colosseo, fra l'altro, ha avuto occasione di lavorare per tanti anni e di fare anche quella sponsorizzazione che c'è stata, piuttosto importante, di 25 milioni di euro, sulla quale, come dicevo prima, poco prima che ci collegassimo, c'è stato anche molto, molto dibattito. Perché il Colosseo? Per la nostra sensibilità, il Colosseo è, potremmo dire, il bene culturale per eccellenza, una sorta di elemento con cui poter rappresentare tutto il resto. Mentre è bene sapere che bene culturale non lo è sempre stato, anche se di beni culturali si parlava in un altro modo. Bene culturale per circa 1000 anni, anche di più. Colosseo è stato un pezzo della città come un'altra e addirittura è diventato una cava di pietra. Questo è quello che vedete adesso, il Colosseo, è il Colosseo visto dall'alto, un'immagine che conoscono tutti. Poi nella diapositiva successiva vedete uno ripreso dall'alto, in cui vorrei sottolineare l'importanza di guardare al centro. Quella parte centrale, mezza coperta da quel solaio, non è la parte delle fondazioni, ma sono dei setti murari che poi vedremo in delle ricostruzioni grafiche, all'interno dei quali si costruiva la scena da portare sull'arena. La diapositiva successiva ci dice della complessità di questa struttura. È una struttura che di dimensioni straordinariamente grandi, è un'ellisse che ha l'asse maggiore sono 188 metri e quello minore sono la bellezza di 156. Due parole irrilevanti, perché tutti lo conoscono, costruito tra il 70 e l'80 d.C. Fu voluto da Vespasiano ed era destinato al divertimento della popolazione e purtroppo va detto anche al sacrificio di persone ed animali. È un'opera di gigantesche dimensioni se pensiamo che ha un'altezza di circa 50, più di 50 metri. Poteva ospitare 70.000 persone. E, come vedremo in una delle immagini che seguiranno, non in questa, poteva anche essere coperto, veniva anzi coperto, per dar sollievo a chi era a guardare le manifestazioni, i giochi che si facevano. La diapositiva che segue riguarda un'immagine che tutti più o meno conosciamo,
E quella successiva è una ricostruzione di fantasia che piuttosto abbiamo tutti quanti in testa, perché è quella che rappresenta il luogo dove si facevano tutti questi giochi per la città. Quella successiva è un'ulteriore ricostruzione, ma di carattere tecnico, delle fasi esecutive della costruzione della fabbrica, che è una costruzione totalmente realizzata in mattoni e pietra, con pochissime strutture in legno, ma con poderose strutture architettoniche. Ne ho voluto portare come esempio soltanto uno, una piattabanda che c'è nella parte interrata, ed è la diapositiva che segue. La piattabanda, che è quella che vedete, è una sorta di arco piano e in questo caso i conci di cui è composta questa piattabanda sono alti più o meno come un uomo. Sono conci di 1,70 m, 2 m di altezza. Quindi una architettura poderosa di ingegneria che non ha avuto del seguito come delle dimensioni con cui è stato realizzato il Colosseo. Se pensiamo che addirittura si realizzavano all'interno sull'arena per un paio di volte, 2 o 3 volte per la verità, non molto di più, delle battaglie navali, delle naumachie. Volendo oggi, quando uno va a fare la visita del Colosseo, se è fortunato, perché ci vuole veramente fortuna per trovare il posto, può andare a vedere il luogo nei sotterranei dove si costruiva il sistema per allagare l'arena e realizzare questa sorta di lago sul quale poi si facevano le battaglie. Le battaglie navali. Quello che però predomina in questo luogo sono i combattimenti con gli animali feroci. Questa è una ricostruzione di come accadeva questa cosa, in cui si creavano proprio le condizioni per avere una sorta di foresta. Venivano sistemati provvisoriamente degli alberi, venivano fatte delle cortine, ma soprattutto quello che veniva fatto, ed ecco perché dicevo in precedenza di guardare quei setti nella vista dall'alto del Colosseo, qua sotto si costruiva la scena. Quelle che vedete, e dopo farò vedere una diapositiva, quella immediatamente successiva, come accadeva. Le belve, proprio per creare questa sceneggiatura, venivano catapultate all'interno dell'arena quasi in contemporanea attraverso dei veri e propri ascensori realizzati a mano. Vedete che questi portelloni che si aprono venivano fatti aprire quasi contemporaneamente e le belve, guardiamo la diapositiva successiva, venivano caricate all'interno della gabbia, portate con questo ascensore a mano a livello e aperte in contemporanea. Era una sorta di torre scenica, quella che oggi la torre scenica che sta dietro il palco, qui venne realizzata e veniva realizzata sotto il piano dell'arena. Come vi ho detto prima, era coperto da velari, come quelli che si fanno più o meno negli stadi di oggi, per proteggere dal sole e anche dall'acqua. Questa è una ricostruzione ipotetica del Colosseo, visto dall'alto, in cui si vede sulla sinistra, sulla vostra sinistra, queste grandi telature. Per tirare questi teli, perché immaginate, siamo, come dicevo prima, su 180 metri, il lato più lungo di questa ellisse. Si tratta di dimensioni spaventose da spostare. E quindi fu fatto attraverso erano i classari, erano dei marinai che venivano da Campo Miseno, che avevano addirittura un acquartieramento vicino al Colosseo, che
spostavano, montavano e smontavano questi grandi velari per le persone. In questa ricostruzione ipotetica c'è qualcosa di cui tener conto per il discorso che dobbiamo fare in modo particolare, e sono, come vedete, in tutti quei fornici ci sono delle statue. Perché il Colosseo all'interno e al di fuori era ornato con delle bellissime sculture in marmo, di solito in marmo di Carrara, cioè un marmo che veniva dalla Toscana. Questo per dirvi che cosa? Che questo momento, diciamo, aureo del Colosseo. Poi il Colosseo, il momento in cui l'impero romano cade, perde di importanza. Si dice che l'ultimo spettacolo sia stato nel 523 d.C., in realtà non è che le cose stiano esattamente così, perché si facevano, come si facevano in altre strutture di questo tipo, delle manifestazioni, degli eventi, degli spettacoli, anche durante lo smontaggio della struttura architettonica. Quindi, quando cade l'impero, non svolge più le funzioni per le quali era stato progettato e quindi fu abbandonato. Fu abbandonato, in parte destinato ad altro, c'erano abitazioni, c'erano manifatture, in parte appunto furono abitazioni di soggetti che vivevano all'interno di questa struttura e un'infinità di altre cose. Ma soprattutto quello che accadde è che il Colosseo, poi diventò una vera e propria cava di marmo e di pietra. Vediamo la prossima diapositiva. Ecco, questa è una vista del Colosseo dalla parte meridionale in cui si percepisce molto bene, ma dopo lo vedremo ancora meglio, gli esiti di quello smontaggio, cioè questa struttura rudere. Non è un rudere dovuto agli effetti climatici, a un sisma, cose di questo genere. È semplicemente l'esito dello smontaggio sistematico della fabbrica che è andato avanti per secoli. Guardando un prospetto interno, che è la diapositiva che segue, questo è un rilievo fotogrammetrico che effettuato in occasione dei lavori di sistemazione di alcune parti della fabbrica, dove si vede molto bene l'architettura in parte smontata e in parte quasi al completo sulla vostra sinistra. Quei fori che vediamo che cosa sono? Sono nella gran parte dei casi è lo smontaggio sistematico degli elementi in ferro che servivano per tenere insieme i vari blocchi, che venivano recuperati, fusi, per utilizzarli per altro. E poi questo faceva sì che l'edificio potesse essere messo in condizioni di essere smontato con più facilità. Anche se alle volte non si faceva così, si arrivava a dei veri e propri crolli per ottenere materiale di risulta dalla demolizione. Quindi il Colosseo diventa una cava. Quello che va tenuto conto sempre ai fini del nostro ragionamento non è tanto il fatto che siano smontati i pezzi, quanto che quelle opere in marmo di Carrara, quelle sculture in marmo di Carrara, non è che vengono prese dal Colosseo e sistemate in un altro luogo per arredare qualcosa. Vengono bruciate. Si fanno delle calcare, questa è la ricostruzione di una calcara che è stata trovata all'interno del Colosseo, dove le opere in marmo, e quindi in modo particolare le sculture, venivano bruciate per farne calcina, carbonato di calcio che poi veniva e si utilizzava per ricostruire
qualcos'altro. Su questo ci sono diverse diapositive che vi farò vedere e anche qualcosa che abbiamo trovato di molto, molto vicino alla realtà in uno scavo a Vitorchiano che abbiamo fatto nel 2009, se non ricordo male. Quella ricostruzione della calcara del Colosseo e invece questa è la ricostruzione, come vedete, al Foro Traiano. Per far capire, sarebbe potuto fare un qualcosa che riguardava il Colosseo, abbiamo voluto far vedere un qualcosa che riguarda Traiano perché anche lì si fece un'operazione di questo genere. Tutto veniva bruciato, non per riutilizzarlo come si riutilizza i conci della fabbrica, come si riutilizzano i conci della fabbrica, ma per farne calcina. Come dicevo prima, intorno mi pare 2009, 2008, 2009, la diapositiva che viene dopo, qui siamo a Vitorchiano, sulla Famiglia, vicino a Roma. In alto si vede il piano di scavo, vedete lo scavo che viene fatto, io non sono nell'impossibilità di farvi vedere, ma sullo sfondo quella parte di terra che si vede tagliata è lo scavo che si stava realizzando. Era il monumento funebre dedicato a un militare romano importante che aveva lavorato soprattutto in Lombardia, se non ricordo male, a Brescia. Marco Nonio Macrino, e quello che si vede immediatamente in primo piano sono proprio i resti di una calcara. Una cosa analoga a quella che abbiamo visto per il Colosseo, molto più piccola, e con tutti i marmi posti all'intorno per essere in parte spezzati, per essere portati all'interno della calcara e bruciati. Non opere di qualsiasi di natura irrilevante. Guardiamo nella prossima, si vedono capitelli, colonne, pezzi, comunque pezzi in marmo, dei bassorilievi anche. La prossima diapositiva, anche questo pezzo che oggi per noi è sicuramente un qualcosa da conservare. In tutte le sue parti, come una sorta di dono dal cielo, in quel momento storico estremamente lungo, che va grosso modo tra il VI e il XVII secolo, ma vedete che anche molto di più, si perde la possibilità di comprendere che quelli non sono più dei valori. Oggi diremmo valori culturali, diventano valori di scambio, diventano merce, diventano semplicemente materiali materiali da costruzione. La prossima diapositiva. Ecco, ci sono anche bassorilievi di questa natura, ma questo non essendo in pietra, sicuramente non veniva bruciato per farne della calce. Si bruciava per fare la calce esclusivamente il materiale in marmo di Carrara. Questo è il resto di una scultura equestre, vedete, si intravede appena perché gli sono state mozzate le gambe. Qui siamo all'interno del Colosseo, vicino all'ingresso meridionale, una delle statue che oggi si vedono con molta facilità se uno va a fare un giro, va a fare un giro al Colosseo. Questo cavallo, a cui viene mozzata la testa, le gambe e anche il cavaliere, fu ridotto così non perché è caduto o per gli eventi della storia, ma gli furono mozzate gambe, testa e resto semplicemente per passarlo nel forno, più semplicemente perché se no sarebbe stato troppo, troppo grande. Oggi per noi quel che resta di questa demolizione che è stata trovata nei primi anni 2000, interrata intorno al Colosseo, è ritornata ad essere, pur nelle sue vesti ormai di un resto quasi informe, un pezzo da conservare e da mostrare anche ai visitatori. Che cosa si conservò a Roma
E poi farò anche degli esempi nel resto d'Italia e faremo un esempio anche che riguarda Aosta. Che cosa si conservò? Si conservarono opere che cambiarono di segno, per esempio il Pantheon. Ed è la diapositiva successiva. Pantheon, che tutti quanti conosciamo molto bene, opera del secondo secolo. E la parte interna, soprattutto qui, ho sommato un'immagine esterna e un'immagine interna. Una struttura rimasta sostanzialmente integra, molto vicina a quella che doveva essere l'originale, i marmi, la pavimentazione, la struttura della volta, che è una volta a tolos, cioè una volta, come vedrete nella diapositiva successiva. Se riesci, Giulia, ecco, vedete che come dire, è una cupola molto particolare. Noi siamo abituati a conoscere le cupole come strutture ad arco spingenti. Questa è realizzata con cerchi concentrici sempre più stretti che si avvicinano alla superficie e che caratterizza uno dei momenti di fare architettura nell'ambito costruttivo della cultura romana. E poi si perde completamente anche per i costi. Immaginate che le murature di spinta, di controspinta laterali sono anche di 6 metri di spessore. Quindi non si demolisce il Pantheon semplicemente perché il Pantheon diventa una struttura utilizzata dalla Chiesa Cattolica che subentra all'uso pagano e quindi si riconnette un linguaggio che consente a questa fabbrica di essere conservata, diciamo, integra o quasi integra per come doveva essere dal secondo secolo in poi, dopo Cristo. Portato poi un esempio milanese. Ecco, queste sono delle cose interessanti. Guardate la pavimentazione al centro, estremamente, estremamente raffinata, è tuttora perfettamente osservabile. Poi uno va a guardarla, ci sono anche dei sistemi di diffluvio delle acque molto interessanti e molto raffinati. Andiamo avanti con la prossima, perché con questa noi vediamo un qualcosa che si trova in Italia settentrionale. Questa è la Basilica di San Lorenzo Maggiore a Milano, una basilica paleocristiana con una parte realizzata, quello che vedete al centro è il Tiburio del Bassi, ma siamo tra la fine del 500 e l'inizio del 6. Con due resti di torri del IV secolo d.C. Il prona invece è addirittura dell'Ottocento. C'è un'immagine che vediamo da dietro, dal Parco delle Basiliche, sulla destra la torre paleocristiana, grosso modo intorno al IV secolo, sulla sinistra la torre medievale, dopo la ricostruzione avvenuta per il crollo della cupola centrale intorno al 1117. Perché questa immagine? Perché gran parte della Basilica di San Lorenzo Maggiore è costruita con gli elementi di spoglio dell'anfiteatro che si trovava lì accanto, lì vicino. Quindi quello che succede a Roma succede esattamente a Milano e si potrebbero fare esempi che riguardano addirittura tutta Italia. La prossima diapositiva fa vedere le immagini fotografiche. Vedete, questa è la cappella di Sant'Aquilino, è la parte interrata della cappella di Sant'Aquilino, quella parte dell'edificio della basilica che si trovava a sinistra, dove si distinguono, mi pare abbastanza bene, capitelli, resti di colonne, eccetera. Sono capitelli, resti di colonne che facevano parte
dell'anfiteatro romano che si trovava lì a pochi metri di distanza. Dicevo l'esempio aostano, ed è la diapositiva che segue, questo lo conoscete molto meglio di me, io ne ho solo delle conoscenze molto superficiali. È una fabbrica presuntivamente intorno al primo secolo d.C., quindi in qualche modo potrebbe essere contemporanea con quella del Colosseo. Però una cosa importante: nel 1833 venne proposto di utilizzare i pezzi della costruzione del teatro romano come una cava di pietra per costruire il municipio di Aosta. Siamo nel 1833. Questo non accadde semplicemente perché il parroco, che era anche uno studioso, dovette andare a Torino dal re a farsi dare l'autorizzazione a tenerlo in piedi e che fosse vietata la demolizione. Quindi ancora alle soglie 1833, alle soglie dell'Unità d'Italia, non si aveva ancora neanche minimamente la percezione di un valore culturale di un patrimonio come questo, che è diventato, anche guardando certi telefilm, un simbolo della città di Aosta. Quindi, questi esempi per dire che cosa? Che può sembrare un paradosso pensare che oggi ciò che guardiamo come capolavori intoccabili, come può essere stato il Colosseo, ma anche il Teatro di Aosta, per un arco di tempo lunghissimo non erano stati più visti come tali. Quindi, questo per arrivare a dire che la nozione di bene culturale, o come si chiamavano in passato queste cose, non è immutabile nel tempo. Non ci sono oggetti che sono beni culturali per nascita. Non c'è un bene culturale che io scopro e scopro che quello è bene culturale, come talvolta una certa storiografia ci ha voluto far credere. Io non voglio approfondire molto perché si vanno a fare discorsi piuttosto complicati. Quello che emerge da questa riflessione è che bene culturale come cultura, la cultura di per sé come oggetto non esiste, mentre esistono i beni culturali che sono il prodotto materiale del far cultura. Cultura è una convenzione, è un accordo, è un patto. Ed ha senso e sta in piedi finché questo patto regge. Nel momento in cui non regge più, come nel momento nel quale cade l'impero romano e quindi i suoi simboli non sono più visti come simboli, ma tutt'altro, è chiaro che quello non è più un oggetto di attenzione, diventa qualcosa d'altro. Questo vale per i beni culturali, ma vale anche per tutto il resto. Vale per le idee, per i principi, per i valori, per le leggi. Cioè, bene culturale è un qualcosa che è il frutto di un accordo, di una collettività. E allora, attraverso questo, spero di essere stato sufficientemente piano nel dire questa cosa, e adesso facciamo quel saltino che consente di dire che cosa sono i beni culturali per noi oggi. Beni culturali per noi oggi sono testimonianze materiali aventi valore di civiltà. Questo Beni culturali, questa espressione, questo sintagma, fino al 1967 in Italia non esisteva. Sono
Sintagma è quell'insieme di due parole che non sono né parole singole né una frase, sono un'espressione, beni culturali che noi abbiamo costruito esattamente nel 1967, a conclusione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul patrimonio culturale, che si svolse appunto tra il 1964 e il 1966. Prima li chiamavamo in un altro modo. Li chiamavamo Antichità e Belle Arti. Belle Arti lo diciamo ancora oggi. Andiamo alle Belle Arti per farci approvare il progetto. Non so se lo si faccia a Aosta, ma in molte parti d'Italia lo si fa ancora. Antichità erano quello che per noi oggi è archeologia. Belle arti erano pittura, scultura e architettura. In Italia nel 67, nel 54 in Europa, una convenzione dell'AIA del 1954 viene introdotta per la prima volta questo concetto di bene culturale. Il definiendum è lo stesso, cioè beni culturali. Ma il definiens, testimonianza materiale avente valore di civiltà, era completamente diverso. Non sono omologhe le due definizioni, quella europea del 1954 e quella del 1967 della Commissione Franceschini. Sono uguali soltanto nel definiendum, cioè in beni culturali. Da quel momento, questa espressione che per noi oggi è piuttosto normale, usuale, entra a far parte del nostro linguaggio. Ed entra a far parte anche, come vedremo dopo, del nostro ordinamento. Adesso c'è da fare un altro piccolo salto. Il nesso che c'è tra la definizione beni culturali e quello che si intende con cultura. Anche cultura, come la intendiamo oggi, nel modo in cui la intendiamo oggi, è un fatto relativamente recente. Risale al 1871 per merito di un antropologo inglese, Barnet Taylor, lo vediamo nella diapositiva successiva, credo, sì, in cui dà questa definizione, che da allora non abbiamo praticamente più modificato nel tempo. L'abbiamo trovata buona, per i suoi contenuti ce la stiamo portando fino ad oggi. La cultura o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società. La guardiamo parola per parola, sostanzialmente contiene tutto. Ed ecco perché, ritornando alla diapositiva precedente, io dico beni culturali, testimonianze, materiali aventi valore di civiltà. Su quel materiali poi c'è stata una discussione che è durata almeno 30 anni, non voglio entrare. Ma da questo vedrete che si costruisce la definizione di beni culturali che troviamo nella legge di tutela vigente. In precedenza cultura era un qualcosa di diverso. Prima della definizione, scusa, scusa, no ancora quella prima. Ecco questa. Prima si parlava ovviamente di cultura, se ne parla fino dall'età romana, ma aveva un'aggettivazione completamente diversa, era un colere, un coltivare, era un riferimento al sé, al crescere nel conoscere per se stessi. Mentre la definizione di Taylor sposta il concetto, trasferisce questo interesse nei confronti della collettività e al suo progresso, in cui si dice che tutto ciò che è frutto dell'esperienza consapevole, del nostro agire consapevole, può essere considerato un bene culturale.
culturale. E questo serve per capire alcune cose. Perché quando noi parliamo di beni culturali, specialmente se guardiamo sui giornali, noi facciamo riferimento prevalentemente a questioni di storia dell'arte. Una chiesa, un quadro, il bello, l'arte. Però diciamo che sono beni culturali anche resti archeologici, basta venire ad Aosta di questi tempi e accorgersi che quello che siete riusciti a recuperare in quella città è un patrimonio di testimonianza del passato veramente notevole, ma i cui valori artistici non sono così evidenti, anzi talvolta non ci sono proprio, perché in una moneta, in un coccio, in qualche suppellettile come pettine, eccetera, pensate a quel che è Pompei. Pompei è una distesa di oggetti che per la maggior parte non hanno nessuna valenza artistica. Quindi che cos'è che tiene insieme la nostra attenzione e la nostra definizione di bene culturale come testimonianza materiale di civiltà? Che cosa tiene insieme l'opera d'arte e il coccio che trovo all'interno di uno scavo? Esattamente quella definizione, cioè bene culturale come testimonianza materiale avente valore di civiltà. All'interno della quale, all'interno della testimonianza, c'è anche l'artisticità. È un prodotto particolarmente evoluto dell'intelligenza e della sensibilità umana. Ed è questa la ragione, cioè, alla fine di questo breve ragionamento, che noi non parliamo quasi più di monumenti. È vero che la parola è rimasta nel nostro interloquire comune, perché è patrimonio comune, però soprattutto nel mondo degli addetti ai lavori, ma ormai non solo degli addetti ai lavori, non si parla più di monumenti. Perché l'accezione di monumento è un'accezione completamente diversa da quella della testimonianza. È un'accezione che va verso i valori esclusivi, irripetibili, eccezionali, il capolavoro, mentre il nostro interesse a partire dal 1967, in maniera molto contraddittoria, ma qui non entro, è ciò che è testimonianza di civiltà. In questo senso è facile introdurre anche, e per questo solo un cenno, ai valori immateriali. Anche i valori immateriali sono beni culturali, inevitabilmente. Cioè il qui tangere non potest, beni culturali immateriali sono parte integrante di quella definizione che troviamo all'interno della riflessione di Keynes, incorporata in qualcosa, una canzone, una poesia. È quello che mi viene in mente, anche una trasmissione radiofonica è un bene culturale. Una canzone, uno spettacolo. Oggi si parla di cultura in questo nostro momento particolarmente infelice, noi parliamo di beni culturali come di spettacoli in modo particolare, quindi che è un bene sostanzialmente immateriale. Quindi non c'è nessuna differenza tra ciò che troviamo all'interno di una città è quello che consideriamo cultura nei modi e nelle forme che abbiamo. Io spero di essere stato chiaro fin qui, non so se devo fermarmi perché si possano fare delle domande, perché adesso devo fare un saltino ulteriore, e cioè il passare dalle testimonianze, passare dalle testimonianze a cercare di capire come questo principio di testimonianza diventa strumento che è efficace in termini di norma.
Cioè, quando noi diciamo che qualcosa è un bene culturale, lo possiamo dire in termini di carattere generale, ma poi dobbiamo calare questa nostra riflessione in un qualcosa che consenta anche di avere degli effetti, come si dice, degli effetti giuridici. Siccome sono le 10:38, forse, ma chiedo al coordinatore, anzi alla coordinatrice, Giulia, se è il caso adesso di rispondere a delle domande perché si è capito alcune cose, non sono stato chiaro. E io giro la domanda ai professori. Scusate, buongiorno. Buongiorno. Se è possibile, si potrebbe anche formulare le domande, accumularle sulla chat e poi il professore le evaderà. Non so, a metà o alla fine, Va oppure bene. prendere la parola, alzare la mano e. Ok? Grazie. Bene, allora aspettiamo. Molto bene. Allora, ritornando alla formulazione del 1967, bene culturale uguale testimonianze aventi valore di civiltà. Lo ripeto, ma penso di essere stato chiaro, qualsiasi produzione, qualsiasi sia il prodotto dell'agire umano consapevole, può essere considerato bene culturale. Ma può non vuol dire deve. Cioè, potrei anche dire che tutto è bene culturale, ma mi troverei di fronte all'impossibilità di fare. Già oggi io ho delle difficoltà enormi a tutelare quello che siamo chiamati a tutelare, perché la dimensione del nostro patrimonio è tale che non sappiamo ancora quanti sono i beni culturali. Non sappiamo quali sono. E non sappiamo soprattutto come stanno, perché spesso stanno anche piuttosto male. Cioè, devo passare dall'idea di testimonianza a un qualcosa che identifica un principio di tutela, cioè passare dalla testimonianza a una serie di azioni che mi consentano di conservare alcune cose ed altre no. Potremmo considerare quindi testimonianza materiale di civiltà, e vedrete che poi nella legge è così, un'affermazione di principio. Ma non deve prefigurare un passaggio automatico dalla testimonianza a un dispositivo di tutela. Il dispositivo di tutela è quello strumento attraverso il quale io indico alla collettività che quella cosa è un bene culturale riconosciuto per legge. E pertanto tutelato. Quell'espressione è un'affermazione di principio che vuol dire che dà la dimensione di qual è la nostra attenzione nei confronti delle cose, per tutto quello che ci circonda. E poi ci dice anche un'altra cosa, che in linea di principio noi non dobbiamo fare classificazioni. Serie A e serie B. Questo è un monumento, lo tengo, l'altro è un reperto irrilevante come, non so, può essere una monetina, un pezzo di coccio e quindi non me ne interessa. Quell'affermazione sta a significare che il patrimonio culturale ci atteggiamo nei confronti di questa cosa con un'attenzione molto più marcata di quanto non si facesse in passato. Quindi, per arrivare a passare dalla testimonianza allo strumento di tutela, io devo individuare delle categorie di oggetti, di cui la collettività, attraverso la norma, intende prendersi cura. Quelli quali sono quegli oggetti? Quelli che sono più vicini alla nostra sensibilità, anche a quella attuale. Quindi bisogna distinguere necessariamente, e la legge lo fa. Non vi dico che lo fa bene. È la diapositiva, non questa, quella di Taylor e poi
Questo è il codice dei beni culturali del paesaggio e questo è da guardare per un momento. Vedete che ho sottolineato in azzurro testimonianze materiali di civiltà. Cioè la nostra legge in vigore, quella del 2004, il codice dei beni culturali del paesaggio, all'articolo 2, cioè l'articolo fondante, dove dice che cos'è patrimonio culturale, dice che cos'è patrimonio culturale in un'accezione molto particolare e che ci sono altre accezioni di beni. Patrimonio culturale per l'amministrazione dei beni culturali sono i beni culturali e quelli paesaggistici. È un insieme di due cose. Patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Dei beni paesaggistici noi non ci occupiamo, ci fermiamo ai beni culturali e la legge dice sono beni culturali al comma 2. Le cose immobili e mobili che ai sensi dell'articolo 10 e 11 che non ho portato sono articoli che specificano quello che si sta dicendo, presentano interesse storico, archeologico, artistico, etnoantropologico, archivistico e bibliotecario. E le altre cose individuate alla legge o in base alla legge, quali testimonianze aventi valore di civiltà. Ecco che queste testimonianze aventi valore di civiltà del 1967 entra a far parte della nostra legge di tutela. Quindi sono passati diversi anni. Per la verità entra nel 1999 perché abbiamo avuto un'altra legge, ma insomma tra il 99 e il 2004 entra nella legge di vicende dopo circa 30 anni. Questo è quello che noi intendiamo oggi per beni culturali. Non solo le grandi espressioni artistiche, ma il patrimonio diffuso, ciò che è il prodotto del nostro essere soggetti presuntivamente intelligenti. Ci sono solo alcune categorie di questi oggetti che entrano a far parte della legge con la possibilità in base alla legge, quali testimonianze aventi valori di civiltà. Quindi la legge si prende la possibilità di agire con una riserva. Oggi sono questi, ma potrebbero essere anche altri. Tant'è che il patrimonio immateriale non è mai entrato a far parte del sistema di tutela per tutta una serie di ragioni che non vi sto qui a raccontare. Sulla base di questo strumento, che cosa si fa poi? Si riconoscono alcuni beni e altri no. Si riconoscono alcuni beni e su questi beni si mettono in atto dei dispositivi di protezione, che sono dispositivi di tutela. Cioè si fanno dei decreti e si dice chiaramente che un certo oggetto così identificato e qualificato entra a far parte dei beni culturali di interesse dello Stato nazionale. Se tutto è chiaro fin qua, facciamo il salto successivo. Le domande che ci eravamo posti all'inizio, le domande che ci eravamo posti come che cosa sono i beni culturali, come e perché li proteggiamo, è quello di cui andiamo a parlare adesso. Quel concetto di beni culturali come testimonianze di testimonianze aventi materiali, aventi valore di civiltà, ha a che fare anche con i modi con cui noi preserviamo il nostro patrimonio culturale. La cosa da tenere presente, il filo di Arianna su cui fare il punto, è che consideriamo i beni delle testimonianze. Quindi, se i beni sono delle testimonianze, il nostro atteggiamento
non può essere altro che quello di conservarli nella loro integrità. Perché se io la testimonianza la elido, la modifico e in qualche modo la rendo irriconoscibile, non è più testimonianza. Quindi il nostro atteggiamento nei confronti di queste cose è di conservarli nella maniera, in maniera tale da essere tramandati al futuro più o meno come ci sono arrivati, nelle condizioni fisiche con cui ci sono arrivati. Questo è il modo di pensare che ha un nesso profondo con quello che ci siamo detti. Testimonianze materiali aventi valori di civiltà. Ma se dovessimo pensarla in maniera diversa, ci atteggeremo anche in maniera diversa nel lavoro di restauro. Il nostro modo di tutelarli sarebbe completamente diverso. Per esempio, in precedenza, ma anche adesso in alcune parti del mondo, quando pensavamo che il valore di quegli oggetti fosse semplicemente la monumentalità, era completamente un'altra cosa. Quando immaginavamo che fosse solo ciò che evocano quelle cose, il progetto per la nostra tutela, anche il modo di intervenire era completamente. E ha preso anche dei nomi, io non voglio entrare, però uno dei nomi che ha preso l'attività di restauro, che è il modo di intervenire per la conservazione di questo patrimonio, è il restauro stilistico, cioè restituire al bene quell'immagine che aveva in origine, ma ancor di più, quella che noi immaginavamo che dovesse essere. Cioè il restauro stilistico è il restauro di un soggetto che si ritiene capace di capire qual è la sintesi di quell'opera d'arte e ripresentarcela, nonostante le sue alterazioni, così come si immaginava che dovesse essere. Ho portato alcuni esempi a partire da Notre Dame. Ancora siamo a poco a sinistra, come era prima degli interventi di restauro di questo maestro del restauro architettonico francese che si chiamava Viollet-le-Duc, che probabilmente avete sentito dire e conoscerete, che si contrappone all'altro più o meno contemporaneo, diciamo, grande interprete del restauro nel mondo, e che è John Ruskin, inglese. Ma non ne parleremo né dell'uno né dell'altro. A noi ci interessa cercare di capire che da un principio, testimonianza materiale avente valore di civiltà, si traggono delle conseguenze oppure non se ne traggono. In questo caso non è la testimonianza l'oggetto del contendere, non è la testimonianza ciò che io voglio conservare, ma è l'immagine. In questo caso, che il restauro in che cosa è consistito? In delle modifiche superficiali che di fatto hanno modificato l'intera fabbrica per rendere più chiaroscurale la sua immagine. Però ci sono degli esempi come quelli che seguono molto più forti rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Il prossimo credo che sia Bologna. Ecco, qui siamo in Italia. Questo è un altro esempio di restauro stilistico dove la facciata viene completamente modificata con degli inserti, si vedono piuttosto bene, non ci vuole, addirittura c'è l'inserto di un piano. L'inserto di un piano che trovate fatto anche a Firenze, in Palazzo Strozzi, il palazzo che sta di fronte, il palazzo dello Strozzino, aveva un certo numero di piani, il restauro stilistico ne ha creato uno in più solo e semplicemente perché si immaginava che quella dovesse essere la conclusione di quella fabbrica. Molto più eclatante sono quelle successive. Questa è Firenze, se qualcuno di voi ha in mente e conosce il corridoio vasariano, questo è quello che si vede dall'Arno, quello che è in una fase di restauro in questo momento, e alla vostra destra ci sono gli Uffizi, si arriva al Ponte Vecchio, si passa tutto il Ponte Vecchio e si arriva a Pitti. Questo noi l'abbiamo restaurato nell'Ottocento secondo un criterio stilistico. La diapositiva che segue dà la dimensione di com'era. Un
c'è niente a che vedere. Quindi non è la testimonianza che viene conservata, è l'immagine che se ne vuol dare e che si immagina dovesse essere. Ma i castelli della Loira si è fatto molto di più. In alto com'era e la ricostruzione stilistica in basso. La prossima. Direi che questo è ancora peggio. Quindi il principio ordinatore che sta a fondamento di questi interventi di restauro, legittimo o non legittimo, non lo so. Certo anche la Francia sta ripensando al suo modo di intervenire. C'è voluto quasi un secolo per capire che probabilmente le cose potevano essere fatte in maniera diversa. Comunque il principio ordinatore che sta dietro questi interventi di restauro non è certamente quello della testimonianza materiale avente valore di civiltà, ma è l'idea della monumentalità, è l'idea del capolavoro, è l'idea di poter ricostituire una cosa sulla base di una conoscenza. Io sono così esperto della cultura costruttiva trecentesca di questi ruderi della Loira, tanto da poter immaginare di poterli ricostruire come forse erano stati, ma forse ancora meglio di come erano stati. È l'esatto contrario di quello che noi stiamo facendo. Noi questo atteggiamento, anche se abbiamo visto esempi di Bologna, si potrebbero fare in tutto il resto d'Italia, abbiamo avuto un atteggiamento altalenante che è stato tra Viollet-le-Duc e Ruskin. Un po' abbiamo fatto restauro stilistico, un po' abbiamo fatto restauro conservativo. Negli ultimi 30 anni, in questi ultimi 30 anni, dopo un dibattito aspro tra i vari settori, non dico disciplinari, della stessa disciplina, tra Milano, Venezia, Roma e Firenze, si è costruito un dibattito che, ripeto, è durato almeno 30 anni per capire se l'oggetto della tutela dovesse essere o no la conservazione della materialità del patrimonio che il passato ci trasmette. La domanda successiva che ci siamo fatti è perché noi proteggiamo questi beni. Che senso ha alle volte spendere tanto denaro come spendiamo per tenere in piedi cose che magari potrebbero essere tranquillamente demolite e rifatte, come è successo in tante altre parti del mondo? A chi giova? Le risposte sono molte che si possono dare. La prima, la più semplice, è quella di carattere economico, perché convince tutti, mette d'accordo tutti quanti i danari. Noi sappiamo che il turismo, e il turismo culturale in particolare, rappresenta qualcosa come il 16-17% del PIL, un qualcosa come 93 miliardi di euro l'anno. Noi lo sappiamo da sempre, perché se io vado a leggere gli atti della Commissione parlamentare del 1967, come ho letto molto approfonditamente, anche allora, già allora, noi dicevamo che il patrimonio culturale è una chance non solo da un punto di vista di valori culturali, ma anche di valori economici. Eppure ce ne siamo completamente disinteressati. Siamo un po' come gli arabi seduti sul petrolio, non si accorgono del patrimonio che hanno e ce ne accorgiamo di tanto in tanto. Per cui il turismo, noi ce lo siamo dimenticato come argomento e lo abbiamo barattato con le modifiche del 2001 del titolo quinto della Costituzione, facendolo diventare materia esclusiva delle amministrazioni regionali. Per cui tutto quello che noi oggi sentiamo dire nei telegiornali,
Abbiamo costruito il Ministero del Turismo che si occuperà, non si occuperà di nulla, perché le modifiche al titolo quinto della Costituzione avvenuta nel 2001 hanno attribuito competenza esclusiva alle amministrazioni regionali, fatto unico in Europa e nel mondo, per cui ogni regione legifera per conto suo e quindi anche sul patrimonio culturale, sulla sua fruizione, non c'è un indirizzo condiviso. Non riusciamo a fare sistema, per cui da essere stati per tantissimi anni i primi nel mondo, siamo calati ai quinti, sesti, settimi. Adesso non so dire. Non so dire. Quindi 16-17% del PIL. Ma non è solo questo, ovviamente. Beni culturali è anche lo strumento per effetto del quale noi siamo facilmente riconosciuti nel mondo. Spesso si sente dire che l'Italia è la patria della cultura. In effetti l'Italia lo è stato, patria della cultura. Per non parlare dei pellegrinaggi del Medioevo, ma per arrivare semplicemente al Grand Tour. Probabilmente adesso lo sanno tutti, però nel Settecento a partire dal XVII secolo, anzi, gli studenti inglesi avevano l'obbligo di un soggiorno in Italia più o meno lungo per studiare dal vivo quello che avevano letto sui libri. Ed è testimoniato anche così, in maniera molto, molto simpatica, in un dipinto degli Uffizi a Firenze, dove si vedono i signori inglesi che avevano partecipato a queste visite in Italia, dovrebbe essere la prossima, si trovano nella tribuna degli Uffizi a guardare e a discutere sui quadri e sulle opere d'arte rinvenute nel territorio nazionale. Poi c'è una successiva diapositiva che ci fa vedere Goethe nella campagna toscana, nella campagna romana. Sulla destra, a metà strada, si vedono delle cose che potrebbero essere i resti di un acquedotto romano. Lo sottolineo perché poi su questa cosa alla fine ritorneremo. Dunque, attraverso i beni culturali passa l'immagine del paese. Voi non sapete, mi sono occupato anche ovviamente nel lavoro che ho svolto sulle mostre, la gran parte delle mostre che si fanno nel mondo sono fatte con i beni che noi prestiamo. Noi prestiamo beni in tutto il mondo ogni anno. Qualcosa come, è una cifra enorme se ci pensate, 10-11 mila pezzi dai nostri musei vanno in tutte le parti del mondo per costruire le mostre e rappresentano spesso le cose più belle a cui si fa riferimento. Il 70% di questi oggetti che girano per il mondo vengono dalla Galleria degli Uffizi di Firenze. Questo contribuisce a dare un valore identitario, cioè la comunità italiana spesso si riconosce. Un riconoscimento in positivo perché è in grado di costruire operatività, dà il senso di un affiatamento, soprattutto nelle comunità più piccole, ed è un collante formidabile di carattere sociale e di carattere identitario. Senza con questo dare alla connotazione di identità, quell'accezione negativa che poi finisce nell'essere razzismo, quell'identità che in qualche modo ha fatto da base fondante per il fascismo e per il nazismo. Ma identità come riconoscersi in una comunità, certamente i beni culturali lo fanno. E quindi questa è la terza ragione. I beni culturali sono costruttori di capitale sociale. Capitale sociale
che sta a significare qualcosa come senso civico, cioè quella fiducia, senso di obbligazione, di responsabilità verso gli altri, solidarietà e partecipazione. Sono questi gli elementi che connotano la nozione di capitale sociale. E il patrimonio culturale è uno strumento per costruire capitale sociale. È uno strumento che ha una forza enorme per creare quella fiducia che serve spesso, molto spesso, in economia. Se noi pensiamo, quando ci parlano di borsa, ci parlano di indici 0,1 più, 0,2 meno, 1 più, 1 meno, eccetera, in realtà quel gioco funziona sui meccanismi di carattere fiduciario. Se io sono in grado di rappresentare al meglio quello di cui dispongo, cioè riesco a creare fiducia, sono anche in grado di vendere molto facilmente il prodotto. Oggi diciamo che i territori fortemente caratterizzati hanno una capacità superiore, molto superiore agli altri, per creare sinergie che servono anche allo sviluppo economico. Quindi, beni culturali come testimonianza materiale di civiltà ha questo senso, anche questo senso, non solo per rappresentare gli elementi più caratterizzanti, ma anche quelli, diciamo, che hanno il semplice carattere di testimonialità. Nel 1902, l'anno, è la prima legge di tutela sui beni culturali, che viene fuori dopo 40 anni dall'Unità d'Italia. In quella legge, si decide di fare il catalogo e si chiede ai più grandi esperti e professori universitari dell'Università d'Italia di stilare un documento. Quel documento ci volle un anno a stilarlo, è una prima parte, poi forse sarebbe stata una seconda, ma insomma conteneva, si risolveva in un centinaio di oggetti su tutto il territorio nazionale. Perché era un modo di intendere, come abbiamo detto prima, riservato semplicemente all'eccezionalità. Noi oggi possiamo diciamo, contare su un patrimonio estremamente vasto, anche perché abbiamo inteso il patrimonio essere quello che abbiamo inteso che sia, cioè una testimonianza di civiltà. Ci sono molti altri punti, c'è un altro quarto punto che potremmo dire che cambia completamente di registro perché conserviamo questi beni culturali, perché li teniamo in piedi, perché non ci occupiamo di altro. Perché il bene culturale, come qualsiasi altra cosa, è tante altre cose di questo genere, è capace di suscitare emozioni, è in grado di creare quei meccanismi interni di carattere psicologico per cui si arriva all'apprendimento. Sono le ultime riflessioni che vengono fatte proprio in questi anni sul significato delle emozioni. Ovviamente emozioni diverse, non tutti ci emozioniamo in maniera identica per la stessa cosa. Esempio personale, la Gioconda non mi emoziona poi troppo. Mi emoziona tantissimo la cupola di Brunelleschi a Firenze, per la sua immagine, ma non solo per la sua immagine, per come fu costruita. La più grande cupola costruita nel Rinascimento, fatta senza ponteggi. Un'opera di ingegneria di straordinario valore per me. Quella è la più grande emozione che io posso vedere. Mi dà molta meno emozione altro, ma poi forse perché sono architetto. Quindi, quarto è, non si vive di solo pane, ma anche di emozione, la ragione per la quale noi conserviamo questo nostro patrimonio culturale. È chiaro che sto andando su queste cose a volo d'uccello, perché ognuno di questi argomenti meriterebbe una trattazione. Prima notazione riguarda la valorizzazione. Anche di valorizzazione se ne può parlare in tanti modi, e generalmente valorizzazione è intesa una qualche azione dedicata a dar valore a qualcosa, cioè generalmente un valore economico che si vede in questo.
valorizzazione per noi, nell'ambito dei beni culturali, nell'ambito del mondo che si occupa all'università di conservazione del patrimonio culturale, cioè le cattedre di restauro e similari, la valorizzazione non è altro che rendere disponibile la conoscenza. Un'operazione come quella che noi stiamo facendo stamani mattina è una valorizzazione del patrimonio culturale fatta da me. Poi qualcuno all'interno degli interlocutori può farne un'altra ancora. È un processo di valorizzazione e rendere disponibile la conoscenza, cioè far sì che questo patrimonio sia patrimonio di tutti. In un punto molto particolare questa riflessione viene fatta anche. Su un punto però volevo soffermarmi e poi concludere le ultime diapositive. Noi non possiamo fare valorizzazione del nostro patrimonio culturale, non possiamo fare assolutamente niente se di questo patrimonio non ci prendiamo cura, cioè se non facciamo quella che si chiama manutenzione ordinaria, prevenzione e manutenzione. Quello che succede al nostro patrimonio culturale non è diverso da quello che succede in casi come quello del Ponte Morandi di Genova. Il Ponte Morandi di Genova, purtroppo nella sua drammaticità, è un caso emblematico di mancanza di manutenzione ordinaria. Colpevole, forse si dimostrerà questo. Sicuramente non si è fatto quello che doveva essere fatto. Ma la stessa cosa noi non la facciamo per il nostro patrimonio culturale oggi. Cioè tutti i discorsi che io ho fatto fin qui perdono di significato se non attrezziamo il paese alla manutenzione ordinaria di questo patrimonio. E lo voglio fare con una cosa piuttosto eclatante, anche in questo caso potrei farlo, devo portare esempi su Venezia, su Firenze, su Milano, su Genova, ma a Roma gli acquedotti romani, ecco perché dicevo di guardare l'acquedotto romano, perché probabilmente ci insegna più di tante altre cose. Guardiamo com'è questo. Questa è un'immagine degli acquedotti romani. Degli acquedotti sono un centinaio, furono costruiti a partire dal 312, se non sbaglio, avanti Cristo. E furono costruiti un visibilio, portavano l'acqua in città ed erano quelli attraverso i quali si faceva anche l'operazione di allagare il Colosseo per farci la naumachia. E che tipo di strutture sono? Sono delle strutture anche in questo caso poderose di un'ingegneria tradizionale, ma rappresentano anche parte del paesaggio. Abbiamo detto prima che cos'è il paesaggio? Il paesaggio non è altro che la naturalità e la storia. Il paesaggio è quell'insieme costituito da natura e storia, cioè da naturalità, quello che la natura ci ha consegnato e quello che noi ci abbiamo costruito sopra. Questo paesaggio è un tipico esempio di paesaggio romano, quello che Goethe si fa dipingere alle spalle mentre fa il giro d'Italia. Vediamo ai fini della manutenzione come è stato trattato. Ecco, questa è una diapositiva in cui si incomincia a vedere un certo tipo di degrado con qualche alberino che viene costruito sopra e una profonda situazione di degrado delle strutture portanti, che vediamo meglio nelle diapositive che vengono. Ecco, vedete che quello è il canale, io non posso farvelo, non ho lo strumento per dire, però c'è in alto il canale a cui passava l'acqua e la parte superiore. Questo lo vediamo in tutti i dipinti della romanità come uno degli esempi di paesaggio tra i più belli che si possano vedere. La prossima. E la dimensione anche, questo è un particolare della precedente, dove si vedono quegli elementi, quei ritti, che non sono altro che delle opere provvisionali per evitare il crollo della struttura su se stessa. Perché questo crollo? Andiamo avanti. Ecco, un altro esempio che dà la dimensione di quanto sono enormi queste strutture. C'è una persona sulla sinistra, in basso, si vede
rappresentante. La prossima. Ecco, questa invece è una visione dall'alto, cioè io guardo un acquedotto dall'alto, è diventato un giardino. È addirittura diventato, nella prossima diapositiva, un giardino pensile dove crescono alberi di diversi metri d'altezza. Voi immaginate che una cosa come questa, lo sanno tutti, che le radici producono danni enormi al nostro patrimonio, poi ci si chiede perché ci sono i crolli a Roma. Poi si fanno grandi ipotesi di lavoro, di operazioni da miliardare per intervenire su questo territorio, quando l'elemento essenziale sarebbe quello di fare la manutenzione ordinaria, cioè togliere quello che viene avanti man mano nell'arco di un giorno dopo l'altro, fino ad arrivare a problemi di pubblica incolumità, come in questo caso. Ecco, qui siamo sempre a Roma, vedete questi ragazzi sono sotto dei resti di una volta a concrezione che è tenuta in piedi, se lo vedete bene, da degli elementi metallici che stanno su per scommessa. Sotto ci sono dei ragazzini che stanno giocando a calcio. Feci chiudere immediatamente tutta questa struttura, credo che adesso la cosa sia stata ripristinata con un po' più di cognizione di causa. Ho corso molto, ma ho cercato di rispettare quello che mi era stato detto, cioè avere un quarto d'ora per discutere e rispondere a eventuali domande. Grazie. Ecco, visto che c'è una domanda effettivamente che è stata posta da Davide Vallisai che voleva intervenire appunto sul patrimonio culturale legato